Un premio Nobel per vita, e in questa vita George Akerlof lo ha già ricevuto. Lo ha ricevuto per le sue teorie delle asimmetrie informative. Ci ha mostrato come quando ci sono delle asimmetrie informative molto forti alcuni mercati non possano nascere, non possano esistere. La sua teoria della selezione avversa, che ha prodotto e ha elaborato con riferimento, l'esempio più tipico è quello del mercato delle auto usate, è un modo di ragionare che poi si è diffuso su molti altri terreni, in cui gli economisti hanno anticipato davvero comune modo di pensare. Quindi non riprenderò l'esempio da cui è stata tratta questa sua grande intuizione, quella del mercato delle auto. Di questi tempi parlare di mercato delle auto usate forse non è particolarmente di moda, si cerca di in realtà incoraggiare semmai la vendita di nuove macchine, la rottamazione delle macchine. Poi di questi tempi parlare di Fiat Opel credo che forse non è la cosa più adatta. Le notizie non sempre sono le migliori, quelle che si ascoltano. No, piuttosto ci sono tanti altri esempi di applicazione della nozione della selezione avversa che sono di grandissima attualità. Pensiamo ad esempio al problema legato alla crisi dell'acquisto di titoli bancari durante la crisi, con potenziali acquirenti che non erano a conoscenza della quantità di titoli tossici che erano nel portafoglio delle diverse banche, della qualità di questi stessi titoli tossici. Quindi si trovavano a dover comprare una banca che poteva essere, se volete, come una Macedonia. Voi sapete che se ha tanta frutta fresca e buona e poi un pochettino di frutta un po' marcia si può comunque gustare, se invece in una Macedonia c'è molta frutta marcia, tutta la Macedonia, anche quella parte buona della Macedonia, perde gusto. Questo è un tipico esempio della selezione, dell'operato di problemi di selezione avversa come quelli che hanno portato George Akerlof a ricevere il premio Nobel. Ma c'è anche un altro caso di cui discutiamo in questi giorni molto spesso. Per esempio parliamo di ammortizzatori sociali, di sussidi di disoccupazione. Bene, chiediamoci perché in tutto il mondo è solo lo Stato che fornisce questi sussidi di disoccupazione, non esistono delle assicurazioni private che forniscono questi sussidi. Delle assicurazioni private dovrebbero porre dei premi assicurativi molto alti per far fronte ad un altro problema di asimmetria informativa che è stato affrontato anche prima di Akerlof, cioè quello dell'azzardo morale, il fatto che gli individui possono con il loro comportamento condizionare la probabilità di essere disoccupati, ma appunto se le compagnie assicurative dovessero alzare di molto i premi assicurativi che vengono forniti per proteggere contro il rischio di disoccupazione, per dare un reddito a chi perde il posto di lavoro, finirebbero per attrarre soprattutto delle persone che hanno un rischio più alto della media di perdere il posto di lavoro, e questo chiaramente porterebbe al fallimento di uno schema assicurativo di quel tipo. Ed è per questo motivo che invece è lo Stato che in qualche modo obbliga tutti a comprare questa assicurazione contro la disoccupazione e fornisce l'assicurazione contro la disoccupazione. Questi sono esempi di applicazione del potere davvero straordinario che la teoria della selezione avversa ha nella nostra vita quotidiana. Dicevo che in questa vita ha già avuto un premio Nobel. Forse una seconda ragione per riconoscere, per un grande riconoscimento al lavoro di George Akerlof, è invece nel tema che ha dato il titolo a questo festival, nella nozione, nel concetto, cioè quello di identità. È una nozione che è stata recentemente applicata all'economia per studiare come le persone, in qualche modo come delle determinanti non economiche per dei comportamenti economici. L'identità è intesa come le persone percepiscono loro stesse e i valori e gli obiettivi della loro vita. È stata sviluppata con riferimento anche qui a dei casi molto concreti. George Akerlof e Raquel Crampton l'hanno per esempio utilizzata per capire gli alti tassi di criminalità e di marginalità tra la popolazione afroamericana negli Stati Uniti, mostrando come questi abbiano a che vedere col fatto che c'è un'identità di questa comunità che spesso è nel rifiuto delle regole, che quindi tende in qualche modo a perpetrare questa situazione di marginalità e anche di criminalità.
ed è proprio alla luce anche di queste sue teorie, di queste analisi, che recentemente in un bel articolo uscito sul Wall Street Journal, parlando del ruolo di Barack Obama, George Akerlof scriveva appunto: abbiamo avuto diversi cambiamenti epocali nella storia americana, adesso noi aspettiamo, ci speriamo che quello che stiamo osservando è un nuovo cambiamento epocale, è come un nuovo paradigma, e che questo venga ricordato in rapporto a Barack Obama. Se il Presidente, con l'aiuto del Congresso, porterà questo cambiamento, e qui chiaramente riferimento al fatto di avere il primo Presidente di colore negli Stati Uniti, sarà qualcosa di molto più importante che il pacchetti di stimolo fiscale o i piani di salvataggio delle banche di cui stiamo parlando in questi giorni. Bene, comunque del tema dell'identità, specificamente della nozione di identità, ce ne parlerà soprattutto Rachel Cranton domani, a una lezione che si terrà alle 18:30 al Castello del Buon Consiglio, e qui sarà come un modo per continuare la lezione di oggi e ritornare sul lavoro di George Akerlof. Questa sera invece ci occupiamo del secondo tema, parte del titolo di questo festival, Identità e crisi globale. Ci occupiamo proprio della crisi. George Akerlof, in un periodo non sospetto, in epoca non sospetta, è stata una delle persone che ha contribuito di più alla riscoperta anche del pensiero keynesiano. Nel suo discorso quando è stato insignito del premio Nobel, aveva proprio attaccato il conformismo di chi invece aveva di quella teoria macroeconomica che si era definita in opposizione a Keynes. Aveva appunto chiamato in causa un famoso articolo che si chiama After Keynesian Macro, per dire appunto non è vero che il pensiero di Keynes è datato. E tutta la macroeconomia comportamentale appunto è proprio basata anche sul recupero del pensiero di Keynes, ma anche andando molto al di là dello stesso pensiero di Keynes. E diciamo che il tratto comune di questa teoria, di questa analisi, è quello di avere una particolare attenzione alla psicologia umana. Non è un caso che alcuni abbiano tratto un parallelo tra il contributo di George Akerlof all'economia con quello di Freud alla psicanalisi. Il libro di cui parleremo oggi, Animal Spirits, è proprio un libro che, usando queste nozioni, guarda alla crisi in atto e cerca appunto di interpretarla, di capirla, di capire come si è propagata. Alcune delle applicazioni di questo libro sono anche antecedenti, sono un pensiero che si è sviluppato anche prima della crisi, ma ci sono dei passi, chiaramente, delle parti fondamentali per capire la crisi in atto. Ma qui non voglio portare via altro tempo a Giorgio, e quindi gli cedo immediatamente la parola. Thank you very much. It's a great honor to be here. I think this is a wonderful festival. È un grande onore essere qui, è una grande felicità essere qui a un festival dell'economia. Tanto più poi in cui è un festival in cui si parla anche di identità. Volevo parlare anche del mio libro recente scritto con Bob Shore, che si chiama Animal Spirits, questo è il titolo in inglese, e l'italiano è Spiriti Animali. Abbiamo chiesto a Ed Korn, uno dei principali disegnatori americani, di fare la copertina. Ha letto il libro, secondo me ha colto lo spirito del libro, ed è quello che vorrei cercare di trasmettere qui, anche se vi darò ovviamente una versione molto più rapida. Lui lo ha riassunto in questa vignetta, vedete questi animali, credo li si chiamino così in italiano, no? E questo dovrebbe essere il mercato azionario, questo qui in alto, felicissimo, però poi vedete che c'è un crollo e qui questa persona è terrorizzata. E di nuovo risale e ritorna felice
Insomma, è così funzionano le cose, con alti e bassi. Questo è un po' lo spirito animalesco, lo chiamerei, di cui voglio parlare oggi, e che in qualche modo guida anche il funzionamento dell'economia. Nel libro ci sono mille resoconti di vario tipo. Il problema è che gli interpreti fanno fatica a sentirlo. Sarebbe bene che utilizzasse il microfono, perché lo sentiamo un poco in cabina. Sarebbe bene comunicarglielo, ma stiamo facendo molta fatica a tradurlo. Volevo non parlare del libro nel suo insieme, ma soprattutto dal punto di vista della crisi economica attuale, e volevo parlare soprattutto degli Stati Uniti, perché fondamentalmente sono l'epicentro della crisi attuale. In tutto il mondo i governi stanno cercando di risolvere questa crisi. Ok, perfetto, allora sto seduto, grazie. No, allora no, proviamo così. Ok, so governments the world over are trying to solve it. Allora, in tutto il mondo i governi stanno cercando di risolverlo, con l'aiuto anche degli economisti. Il microfono è spento, grazie. Eccoci. Allora, gran parte delle teorie degli economisti derivano da Keynes. Risolvere i problemi richiede una visione esatta di come funziona l'economia. Il ruolo di questo testo, Animal Spirits, è proprio quello di cercare di permettere di capire questa cosa. Le versioni attuali della macroeconomia mettono un po' in secondo piano il ruolo della psicologia nella macroeconomia, ma come abbiamo cercato di dimostrare in questo testo, esistono almeno 8 aspetti fondamentali di macroeconomia che sono profondamente, se non del tutto, influenzati da aspetti psicologici. Quindi innanzitutto il libro si propone di chiarire il ruolo della psicologia nella macroeconomia e vuole poi trovare una risposta a queste 8 domande. Questo era quello che Keynes definiva appunto il ruolo dello spirito animalesco dell'uomo. La prima parte del libro descrive questi 5 spiriti: la fiducia, l'equità, la corruzione, la malafede, l'illusione del denaro e le storie che si sentono raccontare. La seconda parte del testo invece parla di come questi spiriti hanno un ruolo fondamentale per trovare una risposta a queste 8 interrogativi macroeconomici. Sono questioni fondamentali. Perché, per esempio, l'economia subisce le fluttuazioni enormi che subisce? Perché la politica monetaria e fiscale influenzano l'economia? E perché si finisce per avere, senza volere, anche la disoccupazione? Cercherò quindi di chiarire brevemente in che modo questi concetti ci possono aiutare a capire come siamo arrivati alla crisi attuale, soprattutto in rapporto agli Stati Uniti. Partiamo dalla fiducia. La fiducia è il primo di questi spiriti animali. La fiducia in fondo vuol dire fede, ma che cos'è la fede alla fine? È un sentimento irrazionale, si fanno delle scelte senza guardare soltanto o usare razionalmente le informazioni che si hanno. Ed è quello che abbiamo vissuto per esempio nel boom che c'è stato di recente, dove si facevano investimenti di ogni tipo, si acquistava, si vendeva strumenti finanziari, eccetera, guidati dalla fiducia. Questo non solo nel mercato immobiliare o dei mutui, ma anche nel mercato finanziario in generale. Tra l'altro questi sono investimenti che non si sarebbero mai fatti se si fosse fatta un'analisi razionale. Erano guidati da uno spirito di fiducia. Di fiducia in realtà poi eccessiva, come si è visto. Ma vediamo qual è invece il ruolo della corruzione e della malafede. I problemi che si stavano sviluppando erano ben poco capiti dagli economisti, o meglio erano capiti da pochi di essi. Si riteneva tra gli economisti che i mercati privati si sarebbero in qualche modo autovigilati, autocontrollati, e che la gente avrebbe comunque fatto delle scelte informate, ponderate, quando comprava o vendeva.
Questo è che la gente avrebbe quindi assunto dei rischi maggiori soltanto in previsione di un aumento di redditività. Quindi non ci si preoccupava molto dell'assenza di regole e di norme nel mercato azionario immobiliare. Questo però non considerava l'eccesso di fiducia. C'è un principio del capitalismo secondo cui il capitalismo approfitta dell'eccesso di fiducia. È vero che il capitalismo produce ciò che la gente vuole nel momento in cui le aziende possono avere un utile, però è anche altrettanto vero, e forse ancora di più, che il sistema capitalista produce anche quello che la gente crede di volere, purché sia redditizio per l'azienda. Se ci pensiamo, il capitalismo libero di regole non, certo, può produrre anche dei farmaci adatti per le nostre malattie, e prima o poi secondo me lo faranno, però se non c'è regola, il capitalismo può anche produrre qualche sorta di olio di serpente, di olio miracoloso, taumaturgico, che in realtà non serve a niente, perché magari scopre che quello gli può rendere di più. Ed è questo il motivo principale che c'è anche l'FDA. È un po' lo snake oil nel testo, è chiamato la misura da ciarlatani in realtà. Noi lo chiamiamo l'olio di serpente, appunto. Quindi l'FDA, appunto, la Food and Drug Administration, ci protegge dall'acquisto di questi oli miracolosi. Il libro è pieno di resoconti, di storie, una delle quali riguarda proprio questo. William Rockefeller era il padre di John D. Rockefeller, il primo, e nell'Ottocento girava per gli Stati Uniti, nel Midwest, con un carretto. Ogni volta che arrivava in una nuova cittadina, andava nella piazza principale, si metteva a parlare alla gente, distribuiva dei pieghevoli dicendo che era arrivato in città il dottor Rockefeller, che aveva una cura miracolosa. Dopodiché andava nel miglior albergo della città e vendeva le sue carabattole a tutti quelli che venivano da lui per farsi curare. L'opposizione tra William Rockefeller e suo figlio è molto evidente, perché William vendeva appunto un olio di serpente, per così dire, rappresentava un lato del capitalismo, mentre invece il figlio vendeva del petrolio, ma vero, che serviva nell'Ottocento a accendere le lampade o poi più tardi a far funzionare le automobili, e rappresentava quindi il lato positivo, produttivo del capitalismo. Il principio di questo snake oil, dell'olio di serpente, è fondamentale nel mercato dei titoli. Che cosa sono i titoli per gran parte della gente? Sono in realtà nient'altro che dei pezzi di carta. Pensano che esistano, non so, nel cyberspazio. Gran parte degli investitori deducono il valore di un titolo dagli altri, da altre persone, come le agenzie di rating, per esempio. Queste agenzie di rating hanno anche loro i propri incentivi, che non sempre coincidono con l'interesse pubblico. Quando la gente quindi ha troppa fiducia, i mercati finanziari tendono a produrre appunto strumenti finanziari, titoli che possano sfruttare questa condizione. Se non c'è un regolamento efficace, ovviamente la gente finisce per acquistare questi titoli spazzatura. E questo significa che si crea addirittura un'industria che sorge per produrre questi titoli spazzatura, ed è quello che è avvenuto. E questo era il secondo di questi spiriti così dell'animale, spiriti animali. Ma poi ce n'è un altro, secondo il quale la gente agisce, pensa e vive secondo le cose che sa o che ha sentito dire. Se uno pensa, non so, al proprio matrimonio, molto spesso il matrimonio è associato a una storia su chi siamo noi, su chi è il nostro marito, sua moglie. Queste storie poi con l'età finiscono per arricchirsi, per diventare ancora più variopinte, eccetera, e finiscono anche per rafforzare magari un matrimonio, diventano quasi vere ai propri occhi. Ma non è che la gente semplicemente viva secondo queste storie nella sua vita privata.
queste finiscono per influenzare anche le sue scelte economiche. E c'è una storia anche che riguarda il comportamento dell'economia. Nelle storie c'è sempre un minimo di verità, però possono essere anche troppo ottimiste o anche troppo pessimiste. Se ci pensiamo, 10 anni fa, negli Stati Uniti c'è stata tutta la storia del dot-com. L'abbiamo visto che cosa è successo. Nel recente passato ce n'è stata un'altra analoga, quella secondo cui l'engineering finanziario poteva rendere i titoli finanziari più sicuri dei titoli su cui poggiavano. C'è un'alchimia finanziaria secondo la quale era possibile ridurre il rischio attraverso l'investimento in questo tipo di titoli. Ma poi cosa è successo? La gente ovviamente c'è cascata in queste cose, si è lasciata trasportare dalla fiducia, i mercati hanno sfruttato questo per vendere quelli che poi è venuto fuori, erano titoli appunto spazzatura. Ma allora, perché un'economia entra in recessione? Questi tre spiriti in qualche modo spiegano anche le fluttuazioni nella psicologia umana e hanno un ruolo fondamentale anche nelle fluttuazioni così ampie dell'economia. Bob Shaw e io ci siamo convinti che sia proprio questo che è fondamentale anche nelle fluttuazioni del ciclo economico, perché la fiducia viene e va, le storie arrivano e poi scompaiono e anche l'olio di miracoloso viene e poi scompare. Secondo noi la crisi finanziaria attuale si spiega proprio in base a questo tipo di fluttuazione. Questo è forse uno dei punti centrali del libro, che cerca di chiarire le origini della crisi finanziaria attuale. Ma allora, applichiamo questi principi un po' più in profondità al discorso della crisi attuale. In particolare, come dicevo, volevo fare riferimento agli Stati Uniti, che sono la zona che conosco di più, ma credo che in fondo quello che dirò valga anche qui. Anche se, ripeto, è particolarmente importante negli Stati Uniti perché questa è una crisi che è nata soprattutto negli Stati Uniti, però lo stesso tipo di eccesso di entusiasmo lo si è visto anche nel resto del mondo. Ma allora, veniamo agli Stati Uniti. Quali sono i poteri della Fed? In che modo e perché agisce come agisce? Ci sono innanzitutto delle limitazioni al potere, diciamo, delle operazioni tradizionali del mercato aperto, sul libero mercato. Queste operazioni avvengono quando i tassi di interesse a breve sono praticamente a zero, però la Fed ha anche altri poteri, cioè anche quelli di prestare direttamente del denaro. Se riguardiamo di nuovo al passato, negli anni 30 in America ci furono varie crisi del settore bancario, capitavano ogni 5, 10, 20 anni con diversi gradi anche di gravità. Poi alla fine, negli anni 30 appunto, gli Stati Uniti, il governo americano decise di evitare, di prevenire i fallimenti delle banche. Al tempo creò un sistema monetario e finanziario dotato di 4 tipi di barriere difensive. La prima era quella della normativa bancaria e soprattutto quella che stabiliva che le banche dovevano avere un certo livello di capitale. Come seconda barriera difensiva, la Fed poteva anche prestare denaro direttamente alle banche, cosa utile in un momento di crisi di liquidità o in un momento di panico del settore bancario. E poi c'è anche una terza e una quarta barriera difensiva. Le garanzie, le assicurazioni sui depositi significavano che anche se una banca falliva la gente non aveva motivi di ritirare il proprio denaro, quindi non si creavano queste scene di panico. E poi c'è l'ultima barriera difensiva che non so se poi sia stata mai realmente utilizzata, cioè nel caso di un fallimento il governo aveva il potere di intervenire legalmente. Come emittente di un'assicurazione sui depositi, la Fed diventava automaticamente proprietaria della banca inadempiente o in via di fallimento. Di conseguenza il governo poteva assumere il controllo della banca e disporre del patrimonio. Queste 4 barriere difensive cosa significano? Significano che se il settore bancario formale domina il mercato finanziario non ci sono problemi di liquidità importanti.
Però è successa una cosa. Il sistema funzionava, però negli ultimi 30 anni c'è stata una crescita enorme del sistema bancario ombra, cosiddetto. Che cosa sono le banche ombra? Sono degli intermediari finanziari che si comportano come se fossero delle banche, ma tecnicamente non lo sono. Che cosa fanno? Prendono a prestito a breve, ma poi tengono dei portafogli di lungo periodo. Ora, tutto questo settore bancario ombra con trilioni di dollari di patrimonio aveva praticamente nessuna di queste quattro linee di difesa. Inoltre, dagli anni 70 il sistema finanziario era cambiato per altri due aspetti che menzionerò brevemente. Innanzitutto era diventato comune per gli emettitori di prestiti di cartolarizzare successivamente quei debiti in tranche diverse. Secondariamente le persone avevano scoperto che potevano comprare dei derivati che li avrebbero protetti dal rischio di quei prestiti cartolarizzati. Continuiamo. E via via che c'era fiducia, non c'era alcun problema, il mercato era liquido, ma non appena si è persa la fiducia, istituti come gli hedge fund, le holding bancarie e le banche di investimento non sono più state in grado di raccogliere fondi e le banche, sapete, sono sospettose anche del prestito presso il sistema bancario ombra. Ora, che fare? Io e Bob abbiamo offerto alcuni suggerimenti sulla base di questi animal spirit. La nostra analisi spiega come siamo arrivati alla crisi attuale. Per esempio, la fiducia precedente non giustificata è scomparsa improvvisamente. Le storie sono passate dalle meraviglie della proprietà di immobili alle case olio di serpente, così le possiamo chiamare, oppure mutui olio di serpente. E dunque la nostra opinione è in linea con la filosofia economica che è stata responsabile per la costituzione della Federal Reserve e anche per l'Employment Act del 1946. Noi riteniamo che il governo e o la banca centrale abbia la responsabilità di mantenere le condizioni macroeconomiche che sono alla base di un capitalismo sano. Che cosa significa tutto questo? Significa da una parte che la domanda aggregata dovrebbe essere mantenuta ad un livello vicino alla piena occupazione, ma questo obiettivo di domanda aggregata non è sufficiente nell'attuale crisi. Perché? Perché non c'è stato solo un declino della domanda aggregata, ma c'è stata anche una perdita della fiducia. E ci sono alcuni che dicono che tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi è dare sufficiente capitale alle banche in modo che non falliscano, ma questa visione è ingenua e sbagliata. Dunque ricordate che il sistema bancario ombra e le cartolarizzazioni e i derivati erano alla base dell'economia e quello era il modo in cui si generava il credito dell'economia. Avevano un ruolo enorme e abbiamo avuto anche prosperità. Ma che cosa è successo? È successo che le banche emettevano questi prestiti, ma non li tenevano, li passavano ad altri perché venissero cartolarizzati e con la perdita di fiducia, la fiducia nel sistema è crollata e non può più essere recuperata. Dunque il caso di Humpty Dumpty. E c'è una filastrocca inglese che magari conoscete. Humpty Dumpty se ne stava su un muro, Humpty Dumpty è caduto. Chi era Humpty Dumpty? Humpty Dumpty era una filastrocca e un indovinello e la domanda era chi è Humpty Dumpty? E la risposta è Humpty Dumpty è un uovo, ma andiamo avanti perché non conoscete la filastrocca inglese. Chi era Humpty Dumpty? Humpty Dumpty era un uovo e proprio perché era un uovo era fragile. E dunque quando cadeva, questa è la fine della filastrocca, tutti i cavalli e i cavalieri del re non sono riusciti a rimettere in piedi Humpty Dumpty. Che cosa succede? La storia è che il precedente sistema finanziario dipendeva dalla fiducia, ma la fiducia era fragile e c'è stato un crollo del sistema creditizio degli Stati Uniti e anche nella gran parte del resto del mondo. Ora, vi do un indicatore di questo. Ogni economista, sapete che ogni economista ricorre alle proprie
proprie statistiche, quelle che amano e quelle che non amano. Ora, Bob e io preferiamo l'indicatore del titoli. Non so se sono un indicatore buono quello dei titoli, ma questo è quello che noi preferiamo. E un indicatore è che negli Stati Uniti questi titoli in circolazione sono diminuiti. Ecco, i titoli servono per finanziare le operazioni delle aziende, ma dal luglio 2007 il PIL è aumentato in termini nominali di pochissimo, ma i titoli sono calati del 25%. E questo, secondo me, è un indicatore del fatto che siamo nel bel mezzo di una bella crisi. Dunque, la conclusione a cui siamo giunti è che il ruolo del governo non è solo quello di puntellare le banche in modo che non vadano gambe all'aria, ma di fare in modo che il sistema creditizio funzioni bene. Fornire liquidità in questa crisi sistematica è stato in effetti l'obiettivo principale della creazione del Federal Reserve. Ogni volta che c'era un problema per una banca, la Federal Reserve era il lender dell'ultima spiaggia. Ora, qual è la nostra raccomandazione per gli Stati Uniti? La nostra raccomandazione per gli Stati Uniti è la seguente, vale a dire che il governo stabilisca due obiettivi intermedi. Un obiettivo è l'obiettivo di domanda standard, vale a dire puntare ad avere la piena occupazione a patto che i mercati del credito funzionino bene. Questa dovrebbe essere la base per la condotta di una normale politica fiscale e monetaria, ma poi inoltre ci dovrebbe essere un altro obiettivo, l'obiettivo del credito. Il credito dovrebbe essere mirato ad un livello necessario per ottenere la piena occupazione. E con obiettivo di credito non intendiamo una misura numerica specifica, intendiamo che i prestiti vengano concessi naturalmente, in maniera appunto naturale. Pensate ad un imprenditore che produce una merce, ha bisogno di un credito, magari è un imprenditore che non produce olio di serpente, produce un bene utile per la società e quell'imprenditore dovrebbe avere il diritto di ottenere il credito. Ora, oltre a tutto ciò, il governo dovrebbe fare in modo che le banche principali siano solvibili e in grado di prestare denaro. Ora, per il dibattito lascio la discussione dei metodi per raggiungere questo obiettivo del credito, ne parleremo più avanti. Salto questa parte, dopo magari qualcuno mi farà gentilmente questa domanda. Riassumiamo. La nostra raccomandazione è che ci debbano essere due obiettivi. Il primo obiettivo è il normale obiettivo monetario e fiscale per ottenere la piena occupazione. Il secondo obiettivo è il livello di credito associato con la piena occupazione e questo obiettivo dovrebbe essere ottenuto con i tre metodi che però ho saltato quattro pagine. Ora, perché tutto questo fa la differenza secondo noi? Perché abbiamo bisogno di questi obiettivi? Diciamo l'ovvio, spesso quando sentiamo parlare gli economisti e i politici abbiamo l'impressione che queste persone dicano delle cose evidenti, ovvie. Una volta un amico, un politico importante, mi ha detto che non era mai stato ad una conferenza in cui le questioni discusse non fossero cose ovvie. Ecco. Dunque la domanda è perché abbiamo bisogno di questi obiettivi? Perché è questo il concetto di cui abbiamo bisogno? Ci sono due ragioni. Innanzitutto il governo stesso deve essere realistico circa ciò che deve essere fatto. Torniamo agli Stati Uniti. Durante la Grande Depressione, sia i presidenti Hoover e Roosevelt
hanno avviato dei programmi molto pratici per ridare posti di lavoro e per far funzionare bene i mercati del credito. Hoover è molto criticato e poco considerato, era un ingegnere, ma in effetti ha fatto delle cose molto utili. E proprio perché operavano sulla base delle teorie di Keynes, non avevano una sufficiente fiducia per sapere fino a che punto ad arrivare, dunque le loro attività erano piuttosto carenti, ma effettivamente la disoccupazione negli Stati Uniti diminuì solo del 10% dopo l'inizio della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale in Europa. Dunque, la cosa importante da decidere prima di fare un viaggio è sapere dove andare. È stupefacente la genialità dell'uomo. Se volete veramente fare una cosa o andare da qualche parte, è davvero sorprendente che poi la gente riesca a raggiungere quella meta. Dunque, se noi vogliamo raggiungere un mercato del credito funzionante, dobbiamo sapere qual è la meta e sicuramente troveremo dei metodi per arrivarci. E soprattutto dovremo perseverare nel raggiungere questo obiettivo. C'è una seconda ragione per cui questi obiettivi sono importanti. Ci saranno delle difficoltà politiche con qualsiasi piano che venga elaborato. Ogni piano, come indicato dalla mia analisi, sarà costoso e ci saranno delle forti opposizioni, e ci sono già delle forti opposizioni tra il pubblico e anche nel congresso. Dunque, l'approccio dei due obiettivi è necessario per legittimare il piano d'azione del governo, e l'approccio dei due obiettivi viene dal razionale che ottenere la piena occupazione dovrebbe essere il primo obiettivo della politica macroeconomica, come affermato nell'Employment Act del 1946. Ecco, questo è il problema macroeconomico. Adesso parliamo di un altro problema, che è quello microeconomico. O diciamo che è un problema microeconomico che comunque è così grande che diventa addirittura macroeconomico. È il problema del box, e questa è la lezione microeconomica. Il problema del box viene dalla vita dei bambini piccoli. Conoscete il box? Se mettete il bambino da un anno e mezzo, due, nel box, non dovete sorvegliarlo molto, ma se permettete al bambino di uscire dal box, dovete controllare quello che fa. E lo stesso vale anche dei mercati finanziari. Supponiamo di deregolamentare i mercati finanziari da una parte, per esempio, questo è solo un esempio, supponiamo di consentire dei derivati che prima non erano consentiti. A quel punto c'è bisogno di una regolamentazione aggiuntiva per fare in modo che il mercato non esca fuori controllo. Similmente, se si lascia uscire il bambino dal box e gli si dà la libertà di andare in giro per la casa, bisogna però controllarlo. Ora, la retorica che sentiamo sulla deregolamentazione manca il punto reale. Infatti dice che abbiamo bisogno o di più regolamentazione o di meno deregolamentazione. Ora, quelli che dicono che la deregolamentazione dovrebbe andare solo in una direzione non apprezzano il concetto, non capiscono il concetto dell'olio di serpente, perché se vogliamo che i mercati abbiano più libertà in una direzione dobbiamo anche regolarli di più. Ora, qual è il nostro messaggio principale? Il messaggio principale è che il capitalismo funziona, ma talvolta funziona troppo bene e allora deve essere controllato un pochino. Ecco, grazie. E magari torniamo sui punti che ho saltato. Grazie. Thank you very much. We indeed have time for some question. One of all. Abbiamo tempo per le domande, e una domanda sarà su questi obiettivi, sul target, ma sono certo che ci saranno anche altre domande. Oh, it's not working. Yeah. Just wait.
wait a second because we have a technical problem. Devo fare per primo? Okay. Okay. So I just get the static. I don't get the. Well, it should. They should start saying something. You will speak English, though. Will you? Ma parlo in italiano o in inglese? In English. Okay. Thanks. I enjoyed that and I agreed with most of what you said. Mi è piaciuta la sua presentazione e sono d'accordo. Ma io ho alcune perplessità sulle politiche. Prendiamo l'esempio del settore ingegneristico metalmeccanico in Nord Italia. Gli ordini sono calati del 40-60% quest'anno e il credito è un grosso problema. Perché i clienti non pagano? Perché non hanno soldi. E questo implica, come lei ha detto, che c'è un problema di finanziamento del settore. C'è bisogno di più denaro, ma perché gli imprenditori non vengono pagati, ma al contempo c'è un enorme rischio implicato. Dunque, se si chiede alle banche di prestare di più, come dice il governo italiano, dicono non è commerciale dati i rischi che corrono diverse imprese nell'attuale situazione. Dunque, alla fine divento ultra keynesiano perché non credo che la politica monetaria sarà la risposta giusta. Dovranno essere i consumatori o gli investimenti nelle imprese che sosterranno l'economia, perché non si può chiedere alle banche di prestare se c'è questo rischio. Poi un ultimo commento. Finisco. Ho un commento. Non credo che dovrebbe parlare di John Robertson quando parla di Animal Spirits. Questo riguarda il suo libro. Ah, carino. Beh, magari ci torno su John Robertson. Beh, è stato indirettamente tramite John Robertson e un suo studente che sono arrivato a questo, a parlare di Animal Spirits. Comunque, lei parla del problema del credito. Noi abbiamo bisogno di uno stimolo fiscale in modo che le aziende, le imprese metalmeccaniche in Italia sappiano di avere sufficienti ordini e le banche possano sperare in questo. Ecco, se affrontiamo questa cosa semplicemente come una crisi creditizia non funziona e non funziona nemmeno se affrontiamo solo la questione domanda. Dobbiamo affrontare due problemi simultaneamente. Priorità domande in inglese, scusate perché abbiamo questo problema tecnico della traduzione. Posso provare anche io? I could try to translate, okay. But it's better if... Yes. Per cui lei la... It is in English, your question, please. Maybe they could ask the questions in Italian and English. Well, later on, yes, of course. We need to solve this problem. I'll try to say everything in English because... Okay. Vabbè, cercherò di esprimermi in inglese. Io sono laureato in economia e... In realtà, il mio economista preferito è John Keynes. E soprattutto appunto l'economia politica. Allora volevo innanzitutto dire una cosa. Una delle finalità principali dell'economia è la piena occupazione. Al tempo dell'università ricordo di aver letto un libro su Galbraith sulla legge dell'occupazione del 1946. Allora volevo chiederle una cosa. Volevo parlare della crisi e della globalizzazione. Secondo me in questo momento c'è stato un fallimento completo della globalizzazione e della possibilità del libero mercato di regolare completamente tutto quanto, dall'occupazione a tutto il resto. Secondo me dopo questa crisi la politica economica europea, e cerco ovviamente di dirla in due parole, è stata una politica sbagliata perché il presidente Obama ha chiesto alla Germania, alla Francia, all'Italia, di aumentare la spesa pubblica e ridurre la pressione fiscale sulle classi medie e basse in modo tale da
stimolare una ripresa dei consumi, in modo tale da far sì che le aziende possano su questa base investire di più. Bene, io credo che questo sia sbagliato, perché questa è una crisi economica che è pagata soprattutto dai lavoratori, dai più poveri. Durante la crisi del 29 gli economisti neoclassici sostenevano che nel lungo periodo sarebbe andato tutto bene e John Keynes disse che nel lungo periodo saremmo morti tutti. Quindi secondo me la politica economica attuale è sbagliata. E che cosa dobbiamo pensare del futuro? Cioè, con tutta questa situazione della privatizzazione si sono ridotti ancora di più e sempre di più i salari e questo ha ridotto, inoltre si è ridotta anche la spesa pubblica e di conseguenza questo ha ridotto ancora di più i consumi in un circolo vizioso. Sì, io devo dire sono d'accordo con lei. Attualmente io credo che la cosa più importante sia proprio il breve termine. Economicamente la priorità dovrebbe essere quella di riportare la piena occupazione. In questo modo forse non si farebbe proprio un intervento di tipo ottimale, però io credo che in questo caso sia un costo che dobbiamo essere pronti a pagare. Mi preoccupa un po', devo dire, come diceva anche Jim Hackman stamattina, che si possa avviare una serie di politiche sbagliate in questo modo. Non si deve guardare soltanto a breve termine, però sicuramente bisogna arrivare innanzitutto alla piena occupazione. Adesso possiamo prendere anche delle domande in italiano. Dovremmo aver risolto il problema. You want to try if it works? Yes. Grazie, ben vero che ho sposato in inglese. One second, ok? Are you okay? Yes. No? No. Yes, this is the story. It should be working? Okay, please. Ben vero che ho sposato in inglese, ma prima che riesca pure una question in inglese passerà qualche altro secolo. Professore, grazie intanto di essere con noi. Una questione. Prima di lei, ma non so se posso fare il confronto, mi consenta, ha parlato di, in termini magari diversi, ma non del tutto, di animal spirits o Hobbes, homo homini lupus. Tutti l'uomo è lupo all'uomo, ognuno di noi è un lupo per ogni altro. Magari in politica e in economia è anche vero, nella vita vissuta per lo più, ma non sono così pessimista da dire sempre. E magari nel caso dei cristiani o di altre religioni si è un po' attenuata. In economia comunque è così. Allora io le chiedo questo, professore, già che da una parte lo scatenarsi dell'animalità la traduco impropriamente e nei regimi totalizzanti, non importa di quale colore, si è imposto radicalmente una direzione ed è stato il fallimento. Nel capitalismo selvaggio comunque ogni 50 anni si piomba, naturalmente esemplifico rapidamente, si piomba in crisi tremende, anche perché si creano bisogni secondari e quindi l'economia, il capitalismo e il mercato li insegue. Forse, professore, forse si può dire che l'intensificazione della legittimazione, della razionalizzazione attraverso la politica, attraverso i buoni governi, possa essere una soluzione o un ridimensionamento all'animalità economica? Grazie. Un'altra domanda e poi rispondiamo anche a questa. Vedo qualcuno là in fondo. E volevo chiedere al professore una sua opinione in merito alla quantità di massa monetaria immessa nei sistemi finanziari sia americano che europeo, che secondo lei quali saranno i programmi di bailout, cioè per far ridiminuire la quantità monetaria, se lei non ritiene che questa
che questa quantità di massa monetaria messa a disposizione diventi iperinflazione? E secondo lei in quale modalità si mostrerà? E ultima domanda, non è convinto e avete cominciato a pensare che l'unica possibilità per uscire dalla crisi sia aprire un mercato panamericano, cioè fare Europa-America un mercato unico, che sia l'unico modo sano per uscire da una crisi? Grazie. Ah, poi un'altra, volevo ricordarle che nel 1341, prima che venisse scoperta l'America, c'è stata la crisi di Venezia. Se andasse a dargli una lettura, forse aiuterebbe un po' tutti. Non credo che all'ultima domanda, ma le altre sicuramente. You want to answer? Okay, so that's a very good question. Allora, questa era una domanda. Se ne parla anche sul New York Times di oggi, c'è un articolo proprio su questo. Secondo me si vede un errore che si è compiuto nella macroeconomia classica, standard, nella quale non c'era un ruolo dei mercati finanziari. Nella misura in cui si conosceva qual era la domanda e l'offerta di denaro, andava bene tutto. Questo l'ha detto anche Keynes, anche Friedman, però questo lavoro di Bryben e Bernanke, secondo cui quello che definisce il tasso di interessi è invece un altro meccanismo, cioè è il mercato finanziario a stabilirlo. Questo per risponderle tecnicamente. C'è poi tutto un nuovo ambito della macroeconomia da approfondire in questo senso. Poi lei diceva come affrontare questa cosa, questa era la sua domanda con un taglio più pratico. Allora, innanzitutto, secondo me lei ha ragione a dire che questo era un problema potenziale. La Fed attualmente ha aumentato di 1.500 miliardi di dollari la massa monetaria, però la questione è che le banche sembra che comunque non abbiano voglia di prestarli questi soldi, allora il problema c'è comunque. Allora, nel momento in cui l'economia comincia a riprendersi, nel momento in cui si supererà questo elevato tasso di disoccupazione attuale, dovremmo a questo punto smettere di fare questi prestiti a lungo termine. Quindi a me sembra che il motivo per cui abbiamo l'inflazione è che c'è una bassa disoccupazione. Quando ci sarà una situazione diversa, ci sarebbe sì l'inflazione e non la deflazione. Io penso sempre che si deve preoccuparsi di tutto, bisogna preoccuparsi anche di questo, perché forse stiamo sbagliando, però io credo che la mia risposta potrebbe essere che almeno probabilmente non è così. Thank you. Nella sala siamo di nuovo in condizione di poter anche prendere domande in italiano. Well, I think I'm going to ask you the famous question, the one on the way to achieve this. Okay, so I'm glad you asked me that question. So, Allora, metodi. Io dicevo che ci sono tre metodi attraverso i quali si può uno Stato, un governo può ampliare il credito. Innanzitutto, e tra l'altro
questo ci porterà anche a vedere un po' come si può affrontare la crisi bancaria. La prima cosa che può fare la Fed è utilizzare una serie di programmi per l'espansione del credito. Fino adesso questo è stato fatto anche con molta inventiva e questo ha aumentato notevolmente questo dato che vi davo prima di $1.5 miliardi. I programmi più interessanti in questo senso sono i cosiddetti TALF, gli Asset Backed Securities Loan Facility. Questi possono funzionare molto bene e la prima erogazione ha dimostrato che certe soluzioni ci possono tirare fuori dalla crisi. Prendiamo la prima offerta. In questa offerta la Fed aveva offerto $200 miliardi di prestiti a un anno contro un insieme di garanzie collaterali come nuovi mutui per l'acquisto delle auto. I collaterali avevano un rating di 3A. Il Tesoro ha contribuito una tranche di $20 miliardi su questi 200 milioni. Cosa significa? Significa che il Tesoro ha assunto le prime $20 miliardi di perdita, quindi i 180 miliardi di dollari della Fed erano sicuri, o perlomeno sicuri abbastanza da rendere, diciamo, la Fed in grado di effettuare questo prestito. So che il discorso è complesso, ma cerchiamo di capire perché questo programma raggiunge 3 obiettivi. Forse questo serve di più a spiegare come funziona. Innanzitutto dà un grande incentivo alle banche a offrire più credito, perché la banca, nella peggiore delle ipotesi, prendendo questo prestito, potrebbe a quel punto dare il soldi alla Fed, la Fed di nuovo prestarli. La variazione attuale tra i titoli del Tesoro e il tipo di prestiti che verrebbero inclusi nell'insieme dei collaterali dovrebbe essere sufficiente a superare, più che superare, le perdite potenziali. Questo è il primo punto. In secondo luogo, e questo è il punto fondamentale, la TALF rende la parte della Fed del collaterale sufficientemente sicuro, quindi la Fed può offrire dei prestiti soltanto in una situazione di sicurezza e sarà abbastanza sicura perché il Tesoro è quello che offre i primi $20 miliardi per coprire la perdita, quindi la Fed non avrà praticamente perdite. E poi in terzo luogo, e anche questo è fondamentale, il denaro del Tesoro può essere molto più efficace di quanto non avverrebbe comprando direttamente dei patrimoni in difficoltà. Ad esempio, se il Tesoro assumesse il 10% di una collaterale, un contributo di 1 miliardo potrebbe servire a sostenere 1.000 miliardi di dollari di nuovo credito. Quindi questo può essere un modo utile per uscire dalla crisi. Questo ordine di grandezza dell'impatto sul credito è proprio necessario a sostituire il cosiddetto Humpty Dumpty, cioè questi programmi sono disponibili e hanno un ruolo fondamentale anche all'interno del piano finanziario attuale del presidente americano. In generale il TALF dimostra che esistono 2 lati della finanza creativa. Da un lato può essere quella che ci ha portati nella crisi, e così è, però ha anche forse la possibilità di tirarci fuori dalla crisi. Questo era il primo metodo. Poi c'è il secondo, già in parte ne abbiamo parlato, ed è l'iniezione di denaro nelle banche da parte del governo. In questo modo la banca finirà per dire, cosa faccio di tutti questi soldi? In qualche modo li devo anche prestare. Questo per rispondere alla sua domanda di prima, relativa alle aziende del nord Italia. Alla fine le aziende cominceranno a prestare denaro a queste aziende, però bisogna che ci sia anche un sostegno della domanda aggregata, ovviamente. Quindi bisogna che ci siano
dell'iniezione di capitale perché una banca sia solvente, per evitare che ci sia un crollo degli istituti bancari. E poi il terzo metodo è questo: se tutte queste cose non funzionano, si possono utilizzare anche le GSE, cioè le imprese finanziate dal governo, per fare dei prestiti diretti. Questo è un passo abbastanza radicale, però il governo in realtà questo lo sta già facendo in larga misura in America. Attualmente il governo americano, quando interviene sul mercato dei mutui attraverso i prestiti, i famosi Fannie and Freddie, questo ha dato una notevole tutela ai prestiti, ai mutui. Quindi questo è un impegno che lo Stato può assumersi. Ma volevo anche fare poi un'osservazione di tipo più generale, per dire cosa secondo me dovrebbe, che tipo di ragionamento dovrebbe fare sia lo Stato che la gente. Secondo me dovremmo avere un approccio, quello che il dottor Hughes chiamava the cat in the hat, in cui parlava di un gatto che entrava in una casa quando non c'era nessuno, quando non c'era la famiglia, la distruggeva. Allora si diceva, a questo punto che cosa facciamo? Proviamo a fare questo e non funzionava. Poi facciamo quest'altro e non funzionava. E poi di nuovo non funzionava. Poi di nuovo non funzionava finché si trovava la soluzione ottimale. Secondo me bisognerebbe cercare di fare questo. In altri termini, dovremmo non pensare di risolvere il problema così, con una sorta di miracolo improvviso. Potrebbe darsi che non ci si riuscisse anche col primo tentativo, allora facciamone un altro, se non riesce neanche quello facciamone un altro. Secondo me dovremmo cercare di provare un programma, vedere se funziona e se poi non funziona provare a passare a un'altra soluzione. Secondo me questo è un approccio che tutti dovrebbero tenere presente ed è una cosa che tutti dovrebbero tenere presente, anche nel senso che la gente dovrebbe avere una certa pazienza nei confronti del governo, non aspettarsi che possa risolvere per forza tutto da un giorno all'altro. Può darsi anche che il governo con questo tipo di approccio possa essere più consapevole del fatto che se una soluzione non funziona può essere necessario adottarne un'altra, magari anche più difficile, più pesante. Io non credo si debba rinunciare. Chiaro, può essere necessario anche fare dei grossi sacrifici nel futuro per mettere in atto dei programmi magari più difficili. Secondo me una delle cose fondamentali che dovremmo fare adesso è questa. Gran parte del problema deriva da un fallimento vero e proprio del diritto sui fallimenti, del diritto fallimentare. Questo è avvenuto anche negli Stati Uniti e si sostiene che in una crisi sistemica questo è sempre il problema, perché chi deve essere pagato sono i creditori, non è un governo. Allora il governo e il tesoro devono lavorare su questo adesso. Secondo me questa è la cosa su cui si dovrebbe lavorare giorno e notte per riuscire a sviluppare un sistema legale che sia in grado di affrontare anche il problema della crisi dei fallimenti bancari. Questi tre metodi ritornano quindi tutti quanti al discorso che facevo prima del the cat in the hat, cioè essere pronti a non voler trovare per forza la soluzione al primo colpo, perché non è detto, essere pronti anche a capire che magari la prima soluzione tentata non è quella definitiva. Speriamo di non dover arrivare anche alla soluzione QRSZ, insomma, speriamo che già alla D o alla E si riesca a risolvere qualcosa. C'è ancora qualche domanda, credo. I think not. Is it okay? Yeah, okay. That's... First part, there is a school of thought, and I think... Una scuola di pensiero sempre più diffusa che dice che
La gran parte dei problemi sono derivati dal fatto che i tassi di interesse erano bassi e questo era dovuto anche dalla globalizzazione del mercato, la presenza della Cina, dell'India e così via. Ora, secondo voi, secondo lei, perché abbiamo avuto questo problema e se il problema è collegato a questi titoli tossici, perché continuiamo a puntare su questi titoli? E nessuno sa quanto riceveranno ancora le banche e non sappiamo nemmeno noi fino a che punto dovremo ricapitalizzare le banche ed è difficile se non possibile dire il governo interverrà sempre per puntellare queste banche. Sì, sicuramente vogliamo fare espandere il credito, ma possiamo farlo con questo piano, possiamo farlo con tutti questi titoli tossici ancora in circolazione? Sì, ho capito la domanda e cercherò di rispondere, anche se non credo di avere la risposta. Una domanda riguarda le banche e se possiamo fare in modo che le banche riprendano a prestare denaro. Questo è un metodo, il metodo 2. Quello che è successo nel mercato immobiliare è fenomenale, ma non è la parte principale della crisi. La parte principale della crisi riguarda i titoli finanziari complessi e il crollo complessivo del sistema. La mia idea è che dovremmo lavorare sulle banche il più possibile, ma la ricapitalizzazione delle banche sarà un metodo molto costoso per ritornare ad un mercato del credito e la Fed sembra voler vagliare diversi metodi, il TOLF e così via, che sono altri metodi per espandere il credito e che sembrano più efficaci e meno costosi. Questo sembra preferire la Fed. Non è d'accordo? No. Magari ne parliamo dopo. Beh, ci saranno altre opportunità di parlarne. Yes, ok. I have a question on financial market and potential. Domanda sui mercati finanziari e la crescita potenziale. Negli ultimi tre decenni gli istituti finanziari hanno auspicato la liberalizzazione e ci sono anche stime dell'impatto positivo di questa liberalizzazione sulla crescita. Stime diverse, ma più o meno variano tra uno 0,25 all'1,5%. La mia domanda è, lei ritiene che questa grossa crisi finanziaria avrà un effetto sulla crescita potenziale? E lei ha un'idea di come potrà essere? Non ho sentito l'ultima domanda. Chiedevo se lei pensa che questa crisi finanziaria in cui ci troviamo adesso abbia un effetto sulla crescita potenziale dell'economia. Se la risposta è sì, le chiedo se sa quali sono le ragioni, le tesi contrarie ad una possibile nazionalizzazione o parziale nazionalizzazione del sistema bancario. Beh, la sua domanda, non ho una risposta, devo dire. Può essere che abbiamo sovrastimato il tasso potenziale di crescita perché includevamo un sacco di investimenti che poi non sono stati fatti per via di questa crisi finanziaria. Forse vedremo che la crescita potenziale di crescita, scusate, la crescita potenziale dell'economia sarà inferiore rispetto a quella prevista. Mi dispiace, dobbiamo chiudere anche perché c'è un altro evento in cui continueremo la discussione.
Questo è stato un po' un antipasto e questa sera avremo Anne Krueger che ci parlerà di come rafforzare il sistema monetario. Alcuni degli argomenti di oggi verranno ripresi domani da Rachel Cranton, che ha contribuito assieme ad Akerlof alla questione della personalità. Poi sentiremo Bernabù che ci parlerà del pensiero collettivo e se questo è razionale o irrazionale. Ecco, molti degli argomenti che abbiamo toccato oggi saranno ripresi questa sera e anche domani. Grazie. Thank you.